Parto comunque ringraziando per il lavoro svolto sia in commissione che, vabbè, oggi in aula, a parte l'inizio così un po' turbolento, ringrazio comunque il Presidente Zoffoli perché, a differenza di altri, ha sempre dimostrato disponibilità nel discutere e nel cercare di accogliere anche le proposte che si ritenevano ragionevoli. Poi è normale che nella visione politica ci sono due visioni del mondo differenti e molto spesso queste visioni non si riescono a conciliare. Il Presidente ha detto che si occupa da più di 20 anni di sanità e di gestione della sanità. Io, volendo o non volendo, insomma anche solo anagraficamente, me ne occupo da molto meno. E posso dire però che nella mia breve esperienza ho sentito tante volte la frase oggi non è un punto di arrivo ma è un punto di partenza. Io le chiamerei più false partenze, perché ogni tanto si parte e poi non si riesce a capire bene che strada si prende oppure ci si perde, se c'è un sentiero tracciato non lo si ritrova più. E se oggi 12 milioni di italiani rinunciano alle cure per motivi economici, ci pare inverosimile che di questi 12 milioni di italiani in Emilia-Romagna non ce ne sia nemmeno uno. E se ce n'è anche solamente uno, è comunque un fallimento, visto che, lo ribadiamo, la sanità, l'accesso ai servizi socio-sanitari deve essere un accesso universale. E noi siamo partiti da questo punto di vista nel criticare il piano socio-sanitario che oggi andiamo a votare. Oltretutto si sono negate purtroppo delle evidenze, episodi di corruzione e di malaffare che esistono anche in Emilia-Romagna, lo ribadisco, casi a Rimini, casi a Parma e oltretutto, vabbè, rimaniamo nell'ambito sanitario, ma ce ne sarebbero altri che riguardano altri settori, dei rinvii a giudizio anche oggi sono stati fatti in Emilia-Romagna. Il personale non deve essere poi nuova fonte di persone necessarie poi di interventi sociosanitari, perché se guardiamo il personale impiegato nell'ambito sociosanitario in Emilia-Romagna sappiamo benissimo che ci sono delle disparità di trattamento e uno degli ordini del giorno che abbiamo presentato oggi va ad agire proprio su questa disparità di trattamento e di condizioni dei lavoratori nell'ambito sociosanitario pubblico e nell'ambito sociosanitario privato accreditato, specialmente quello del terzo settore. Allora, se chi deve assistere poi diventa anche assistito, è un cane che si morde la coda da cui non usciremo mai, finché non andiamo ad agire alla fonte dei problemi. Anche per quanto riguarda i numeri, non lo dico io, lo dice la Corte dei Conti, che la requisitoria della Corte dei Conti, che l'incremento di personale è l'1% rispetto alla forza lavoro riferita al 2015, ma è determinata poi da stabilizzazioni di personale già presente. Noi parliamo di aumento del personale, non di stabilizzazioni. Non possiamo considerare nuovo personale, personale che era già in carico al servizio sanitario e che è solo stato stabilizzato. Comunque, un ultimo appunto riguardo ovviamente il cosiddetto smantellamento del sistema ospedaliero. Se si chiudono punti nascita e si riducono pronto soccorso, quando ancora, come avete detto voi stessi, ci sono in programmazione delle nuove case della salute, non vuol dire che esistono già, comunque ad oggi siamo di fronte a un saldo negativo. In ogni caso non ci siamo sottratti al nostro ruolo. Abbiamo presentato degli ordini del giorno, come dicevo, che riguardano sia gli operatori del terzo settore e il loro trattamento economico e lavorativo, sia l'attuazione della legge regionale 14, quella sui fragili e vulnerabili, chiedendo che venga ovviamente allineata poi alla programmazione sociosanitaria per quanto riguarda appunto l'applicazione di questa legge che ancora ad oggi non trova piena attuazione. Abbiamo presentato un altro ordine del giorno che riguarda le liste d'attesa del servizio sociale che secondo noi devono essere istituite e devono rispettare le stesse regole che rispettano le liste d'attesa del servizio sanitario, se veramente si vuole
formulare una vera integrazione. Come esistono liste d'attesa per il servizio sanitario, lo devono esistere trasparenti, con regole chiare, anche per il servizio sociale, ovviamente con un pieno accesso e un principio universalistico anche in questo caso. Abbiamo presentato anche degli emendamenti, magari mi riservo durante la votazione del piano sociosanitario di illustrarli. Grazie.